ci troviamo di fronte il mistero della libertà dell'uomo. Da una parte Giuda che vende il maestro per il proprio tornaconto e dall'altra parte abbiamo Pietro con le sue buonissime intenzioni e la sua fragilità umana davanti all'orrore della passione del suo maestro. Giuda vende il figlio dell'uomo. Pietro, con parole, promette molto, non sapendo se sarà capace di mantenere le sue promesse. A chi assomigliamo di più? Forse un po' all'uno e un po' all'altro. La verità è che anche noi sentiamo con pesantezza l'orrore dell'imminente passione e abbiamo paura di andare incontro alla morte. Siamo fragili creature, incapaci di mantenere le nostre promesse. Però, nonostante tutto, impegniamoci nell'accompagnare Gesù come meglio possiamo. Stiamogli vicino e consoliamolo per quanto ci sarà possibile. A chi assomigli? A Giuda o a Pietro? Come mantieni l'equilibrio tra le tue buone intenzioni e la tua debolezza?